Iniziamo subito con Blade Pacco, la nostra rubrica tutta lame e il risolza di Extrema Ratio. Un coltello che riprende il disegno di un coltello tradizionale e regionale italiano. Beh, non tutti lo sanno magari che in Italia abbiamo una grandissima, ma grandissima, tradizione di coltelleria regionale. Cioè, nonostante l'Italia è una e nonostante sia ormai una nazione da diverso tempo, beh, storicamente la produzione dei coltelli è stata molto locale, molto localizzata. Tant'è che se guardate un po' la storia e i modelli tradizionali ancora oggi prodotti, noterete delle differenze. E di sicuro se qualche esperto vuole farvi un esempio di coltelli regionali, tipici italiani, andrà a pescare nella grandissima e bellissima Sardegna, dove uno di questi è il Resolza. Il Resolza è un coltello pieghevole, manco a dirlo, e questa che ho tra le mani è un'interpretazione moderna di Extrema Ratio. Ma perché Extrema Ratio si mette a fare i coltelli regionali? Abbiamo visto sempre coltelli tattici da sopravvivenza. Ok, perché questo è in effetti un coltello con una storia militare alle spalle. Vi consiglio un fumetto, ok? Vi consiglio qualcosa da leggere, una bella lettura. Questo è Demonius. I più attenti diranno che è una graphic novel, è stupendo, ed è un fumetto scritto da due autori sardi sulla storia della Brigata Sassari. La Brigata Sassari, che è parte della fanteria dell'esercito italiano, beh, ha tutta una storia molto molto importante, e colleghiamo le due cose dicendo che in dotazione alla Brigata Sassari durante la Prima Guerra Mondiale c'era proprio un coltello come questo. Beh, ovviamente con i materiali dell'epoca, ovviamente un coltello disegnato all'epoca. Extrema Ratio ha ripreso il disegno del Resolza originale e ho fatto una linea di coltelli ispiratissimi a quelli. La versione che ho io in mano è una lama da 12 cm. Vedete che bello questo profilo un po' a piuma, proprio a foglia, che lo rende particolarmente comodo nelle operazioni un po' di tutti i giorni. La manicatura è in alluminio aeronautico, però il disegno della manicatura è un po' quello del Resolza classico. Guardate che bello questa lavorazione, quest'incavo, il classico incavo di Extrema Ratio. Invece dei rivetti che sono presenti nei modelli tradizionali, qui troviamo delle viti Torx in acciaio, fantastiche. Il blocco lama è un liner lock, quindi vedete questo pezzetto d'acciaio all'interno delle guancette che si occupa proprio di bloccare la lama in posizione. Beh, 12 cm è una gran bella lama. Rimane anche abbastanza sottile e sicuramente elegante. Non è dotato di clip, ma è fantastico così. Non vorrei mai venisse interrotta il disegno, la linea di questo coltello con una clip, quindi è bellissimo così. Per aprirlo, apertura a due mani, ragazzi. Apertura a due mani come la tradizione per questo disegno. Un gran bel pezzo, la versione stonewashed ho in mano, 12 cm. Ci sono poi altre misure del Resolza, le vedremo molto presto. E probabilmente l'ho chiamato sempre al maschile, ora i sardi si staranno rivoltando contro di me. Scusate ragazzi, il nome tradizionale è la Resolza. Stupendo coltello, stupendo disegno. Tutti i coltelli della tradizione locale italiana sono fantastici perché sono legati ad un bagaglio di storia, ad un bagaglio di esigenze, se vogliamo, e perché no, ad un sistema culturale del duello che è durato per parecchio tempo. Ebbene, Extrema Ratio Resolza, questo è un EDC fantastico.